Prove tecniche di udito. Maico, dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiama lo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito. Non possiamo dire che sono sempre puntate speciali di Parliamone, però siamo costretti a farlo perché è realmente così. Un saluto da Paolo Sinibaldi. Oggi non abbiamo come ospite un campione di calcio, di atletica, però abbiamo Roberto Di Nunzio, che a modo suo è un campione. Perché, allora, se io devo fare adesso la grafica e il sottotitolo, Roberto Di Nunzio, che dico? Mi verrebbe in mente di dire organizzatore di eventi. Ma anche presentatore, che devo dire? Presentatore, tutto. Organizzatore di eventi? Tutto vale. Tutto, no, beh, sei un organizzatore di eventi. Sì, sì, e la tua area di appartenenza è quella dell'hair stylist, moda cioè capelli. Della moda capelli, possiamo dire, generale. No? Perché guardi me? Che poi è incredibile, no? Il nostro rapporto è nato anni fa, quando purtroppo i miei capelli già erano andati via e lui si è fidato lo stesso, Allora, parlaci intanto della tua attività, poi andiamo a conoscere alcune star internazionali, riferimento in particolare a questo grandissimo artista di valore mondiale che si chiama Farrukh Shamuratov, che è stato pochi giorni fa presente in Abruzzo. Parlaci della tua attività e poi entriamo nel tema. Io organizzo da tanti anni eventi moda capelli, sono nel mondo della conciatura da tanti anni, non voglio dire quanti perché sono veramente tanti, allora anche se poi si vede, e di conseguenza sono responsabile della PMA, che è un'associazione di parrucchieri, un'accademia dove si fa formazione e dove i parrucchieri che vogliono così avere una specializzazione o migliorare nelle varie praticamente partecipano a corsi di taglio, di colore e soprattutto a corsi di acconciatura se è da sposa, acconciatura se è da sposa, che poi sono condotti da mia socia, vicepresidente della PMA, Regina D'Ottavio. E che poi ascoltiamo perché l'abbiamo intervistata, cioè parrucchiere e parrucchiera, questo mestiere è ancora un mestiere di appeal, secondo me, ma te lo dico diciamo da non esperto, secondo me sì molto, ma molto di più rispetto al passato, perché adesso c'è anche una forma artistica attorno a questo mestiere. A parte che adesso non sono semplicemente parrucchieri, mi sembra molto riduttivo parlare di parrucchieri, oggi sono consulenti di bellezza, ma consulenti ovvero beauty consult. Beauty consult vuol dire essere consulenti tricologici, consulenti tecnici, consulenti di moda, consulenti di bellezza e poi alla fine parrucchieri. Allora, per far capire anche ai nostri telespettatori quello di cui ci occupiamo oggi, io partirei con la clip di Farrukh Shamuratov, che è un artista internazionale che ha deliziato addetti ai lavori e anche non addetti ai lavori. È venuto in Abruzzo. Thank you.
zampe, ti chiami going crazy, a chi muoco questa. Perché? Farrukh Shamuratov. Perché? Allora, abbiamo scelto... È un ragazzo, 28 certo. anni, una star internazionale, ecco. È un ragazzo che viene dall'Uzbekistan, gira il mondo... Figlio d'arte, e come tappa è stato anche in Abruzzo. Allora, grazie a te, grazie ai promoter che hanno... fortemente voluto Farrukh Shamuratov, perché attualmente è tra i primi al mondo creatori proprio di acconciatura. Non dico il numero uno perché... Poi oltre a lui adesso attualmente ci sono altri che poi avremo quest'anno, perché ho il piacere anche di anticipare e annunciare che al più presto avremo proprio il numero uno. Vogliamo dire la data? Perché tu hai certo. già un calendario ben preciso, certo. no? Il 23-24 aprile avremo Vincenzo Cianciolo, che è attualmente, lui è italiano ma risiede a Berlino, in Germania, ed è considerato il numero uno, infatti è stato premiato nel 2016 come miglior acconciatore dell'anno. Quindi noi 23-24 aprile abbiamo il piacere adesso di anticipare, di comunicare che ci sarà questo seminario show e il corso che durerà come Farrukh 2 giorni. Tutto con il tuo gruppo che porta qui in Abruzzo certi personaggi e organizzi di fatto certo. questi eventi, perché sono eventi spettacolo di fatto, oltre che per addetti ai certo. lavori, no? Eventi spettacolo di moda che poi portiamo anche tramite i miei rappresentanti, perché noi poi io oltretutto, visto che parliamo, cosa faccio? Beh. Io sono amministratore di una ditta che distribuisce prodotti per parrucchieri ed estetisti, che si chiama Tricomer Diffusio, e con i nostri agenti praticamente diffondiamo questi tipi di corsi, almeno per l'Abruzzo, anche se poi noi abbiamo anche parrucchieri che vengono da tutta Italia, visto che, come hai visto, con Farrukh ha un seguito di ammiratori. Ma mi stavo dicendo enorme. Quasi quanto te. Io vedo la sua pagina qui nel mio tablet. Vabbè, lui c'ha 28 anni. 1.352.000 mi piace sulla sua pagina Facebook. Pazzesco. Sono tanti. Eccolo, Farrukh Shamuratov. My mom, she asked me to help her with her customers, and I start to work with her, and then after a couple of years I start to work myself. Beh, è incredibile, perché lui ha cominciato giovanissimo, ha cominciato a 12 anni, anche una questione familiare, perché sua mamma ha chiesto a lui di cominciare a lavorare, ad aiutarla nel suo negozio, e poi man mano ha cominciato la sua carriera da solo. Your advice for those who want to start this career? Don't be shy and don't afraid to be extraordinary, and do always what you want, not what your client is asking only. Beh, allora, intanto non essere timido, guardare tutto, mettere in pratica, non aver paura di provare. First time in Italy, no? No. In Pescara? Pescara first time, but I love Italy, and that's the first time I was here, 2012, I think, yeah. And I have been in Rome, everywhere. Beh, lui è una star internazionale, non è la prima volta in Italia, è la prima volta a Pescara, naturalmente sappiamo che lo hanno portato anche a mangiare le pietanze italiane. Roberto Di Nunzio told me you eat yesterday evening arrosticini, food, Italian food, Abruzzesian food. Yeah. Honestly, most delicious food that I ever tried, it's in Italy. Because everywhere is so different and everywhere is so delicious. Beh, il cibo naturalmente è delizioso, lui ama anche il cibo italiano. Stiamo nel backstage, in questo momento lui sta lavorando, ma tra poco si entra in scena e gli chiediamo insomma che cosa ci farà vedere, insomma cosa farà. What will you do during this morning?
do exercises. Sì, make up, exercise. Yeah, every day I take a shower and do exercises because I think to be on the feet for hairstyles is not easy, and that's why every time I'm doing some kind of activity in the morning, then I go to listen music to have a good mood, to have a good like activity like in the morning activities. So yeah. Insomma, è tutta una sorpresa perché, come avete capito, il programma è nutrito. Lui sta continuando a lavorare qui dal S Hotel di San Giovanni Teatino. Congratulations, Farouk. Grazie mille, grazie mille. Ok. Grazie, Farouk. Buon lavoro. Grazie. Good work. Grande personaggio questo Farouk Shamuratov, è un ragazzo, aperto. Noi l'abbiamo intervistato nel backstage ed è importante segnalare questo, che nel dietro le quinte si creano i veri capolavori, perché certo, bisogna lavorare tanto per poi portare in scena queste modelle e creare un'acconciatura, anzi no, una vera opera d'arte, vero? Certo. Dietro le quinte è fondamentale. È fondamentale anche per creare un feeling con le modelle, che le modelle sono importantissime. Cioè, senza le modelle non si potrebbe realizzare nessuna acconciatura splendida. L'apporto delle modelle proprio è fondamentale. Anche la pazienza delle ragazze, perché ci vuole molta pazienza. Vengono la mattina presto, devono essere truccate i capelli, stirati i capelli, quindi oh, ok. Come le scegliete le modelle? Una curiosità mia. Le modelle vengono scelte dagli stilisti. Noi di solito facciamo un casting il giorno prima dell'evento e generalmente insomma riusciamo a trovare le ragazze che sono più indicate per loro, che vogliono naturalmente capelli lunghi, senza frange, possibilmente se troviamo bionde o rosse meglio perché l'acconciatura va più in risalto, però loro sono bravissime anche con capelli castani, neri, non è quello. Non... Ora ti presento una bionda, ecco. Si chiama Regina D'Ottavio, la conosci? Regina D'Ottavio è un nome che non mi è noto. No, noi l'abbiamo conosciuta in tante occasioni perché è la direttrice artistica della PMA, è la vicepresidente. È una stilista a livello importante, l'abbiamo vista spesso sul palco proprio a creare queste opere d'arte, certo. Stavolta ha lavorato dietro le quinte. Certo, adesso stavolta lei ha, diciamo, ha fatto da regia dietro le quinte del backstage per poter far sì che questa manifestazione non avesse tipo problemi, anche per tutto quello che serve nel backstage. Ma poi guardate che acconciatura che ha anche lei, Regina D'Ottavio. Regina D'Ottavio era direttrice artistica della PMA, l'abbiamo vista tante volte protagonista proprio sulla scena, adesso invece si sta prodigando nel dietro le quinte. Sì, io sono felice di questo, anche di essere dall'altra parte oggi, perché io seguo Farouk da ormai un paio d'anni e per me è un mito, è il numero uno al mondo. E tempo fa ho avuto la fortuna di essere a Riccione, ho assistito a un suo corso. Quindi oggi sono veramente contenta, felicissima di essere dall'altra parte e di vedere lo show di Farouk, perché per me è il numero uno. Ecco, hai detto il numero uno è un mito, è poco più che un ragazzo perché ha appena 28 anni. Perché è un mito? Come secondo te, che sei una tecnica di questo mestiere, si può diventare un mito di questo settore? Sì, si può diventare un mito perché lui ama questo lavoro, è nato con questo talento a mio avviso. Sì, perché ce l'ha dentro, ce l'ha nel sangue, questo è un lavoro che si ama o si odia, lui lo ama tanto. Ecco, tecnicamente anche la preparazione di queste modelle che stiamo vedendo nelle immagini, cioè tutto quello che si fa dietro le quinte è molto importante, no? Magari noi, io in particolare profano, non riesco a capire fino in fondo, ma ce lo spieghi tu, perché io ho visto un po' il dietro le quinte, ho visto quanto si lavora nel backstage.
Sì, questa è la cosa più importante, il dietro le quinte, anche per le divisioni che fa. Lo stavo parlando prima con una collega, dicevo che la divisione per fare un'acconciatura è molto importante. E la preparazione, sono le basi, le fondamenta. Beh, Regina, la conosciamo. Tu però hai tante collaboratrici, tanti collaboratori, hai uno staff nutrito, no? Perché la tua organizzazione non potrebbe vivere soltanto della tua forza d'animo che si gestisce in mille situazioni, ma devi affidarti a, a chi? Mi affido a persone che hanno esperienza a livello tecnico, coloristi, abbiamo tecnici stilisti, abbiamo persone che praticamente collaborano dietro le quinte, abbiamo formatori, perché noi poi abbiamo l'accademia, quindi abbiamo l'accademia parrucchieri, nostri colleghi che praticamente pensano alla formazione del primo, secondo, terzo anno accademico. Noi partiamo proprio dall'inizio, dalle basi. Senti, se ti faccio una domanda a bruciapelo, tu saprai sicuramente rispondermi, ma noi dobbiamo rivolgerci ai nostri telespettatori che magari non sanno bene che questo tipo di mondo è un mondo, sì, è un lavoro, ma è una forma d'arte. Se ti dico total look, che ti viene in mente? Total look. A parte il termine inglese, no? Però total look. Total look mi fa pensare che si prende la persona, si prende cura al 100%, a 360 gradi, come si usa dire, spessamente, di quella persona, quindi dei capelli, della pelle, del trucco, della conciatura, della moda, di tutto. Praticamente vuol dire che si affidano le persone a queste si devono persone. Affidare completamente, per forza, completamente. Anche queste sono quindi dei, come abbiamo detto, parrucchieri beauty consult, loro invece sono consulenti di bellezza per quel che riguarda la propria immagine, la pelle, il viso, gli occhi, le labbra, tutto, ecco. All'interno dell'evento Farrukh Shamuratov, questa star internazionale dell'air stylist in Abruzzo, ha collaborato anche questa make-up artist, possiamo dire così? Make-up, esatto, quanti termini sto trovando oggi. Roberta Massimi. Siamo con Roberta Massimi, che si occupa di total look. Beh, allora la domanda la facciamo la più banale possibile. Che cos'è il total look? Il total look è un completarsi dell'immagine, quindi dai capelli fino ai piedi, quindi abbigliamento, make-up, e acconciature, e tutto, il guardare completo dell'immagine. Ecco, oggi ho avuto il piacere di collaborare con Farrukh Shamuratov nel backstage, dietro le quinte. Quali sono state le difficoltà, le attenzioni particolari che ti sono state richieste? Innanzitutto per me è stato un onore comunque partecipare con Farrukh, e sono sempre stata a fianco di Regina D'Ottavio, che è una grande artista per me. E Farrukh è una persona, è un perfezionista, quindi comunque vuole sempre tutte le cose in ordine e tutti i colori ai propri posti. E niente, sono contenta che comunque oggi sono stata qui. Nell'intervista che abbiamo realizzato con Farrukh prima di cominciare lo show, lui ci faceva capire quanto fosse complicato per certi versi preparare la modella, no? Capelli puliti, l'attenzione ai particolari come dicevi. Aiutaci a entrare in questo mondo particolarmente tecnico che noi forse conosciamo poco. Sicuramente dietro le quinte è più difficile. Quindi dalla base, che è la cosa primaria, fino ad arrivare all'artistico, che può essere uno strass o può essere un punto luce, ma comunque ogni cosa deve essere nella sua forma, deve essere tutto unito, dall'acconciatura al make-up. Se ti chiudiamo, Roberta, perché poi occorre anche un'altra parte, la parte bellezza delle modelle.
e anche di chi si occupa di Total Look. Sì, sì, e la bellezza dipende anche da quello che i tecnici, cioè noi in questo caso, operiamo sulla persona e quindi andare a valorizzare i punti strategici, quindi i punti più nascosti, ecco, quindi valorizzare queste parti. Beh, l'avete visto, devo essere un po' onesto anche, ho fatto un po' il piacione con Roberta Massimi. No, ma non tanto, l'hai visto anche nell'intervista, perché è talmente carina, simpatica, solare, con questi occhi da felino, il sorriso solare, che lei evidentemente ha fatto il total look su se stessa e poi l'ha trasferito alle modelle, no? Certo, perché è lei, in effetti, lei esprime proprio, ecco, bravo, solarità. L'espressione, sì. Esprime poi l'amore che ha per il make-up, la sua passione. E quindi si vede poi, no? Anche nei risultati, perché tutto il make-up delle modelle, non solo in questo evento, ma in tutte le manifestazioni nelle quali collabora con noi, ecco, si vede proprio il risultato, no? Il successo che ottiene. Ti posso fare una domanda banalissima, lo so, però io provo a mettermi dall'altra parte della scrivania, anzi della telecamera, magistralmente diretta da Luca Romano. Conosci Luca Romano? Sempre il solito, tu dici, ma sempre lui. Lo stesso camera. Sempre lui, non invecchia sempre, mai. Ma no, ma lui è un ragazzo. Sono anni che sono ragazzo. Vabbè. Sempre ragazzo. Senti, domandina. Noi abbiamo parlato di modelle, no? Il total look, il make-up artist sulle modelle, ma ci sono anche i modelli in alcuni eventi, certo. Tra i tanti che tu hai organizzato, anche a livelli importanti. Certo, anche perché noi, come PMA, no? Abbiamo anche un'agenzia di moda, di modelle, e scuole di portamento, quindi organizziamo eventi da circa 25 anni, tra i quali, come tu sai, abbiamo Artigian Moda che organizziamo dal 1990 e che ha avuto tanto successo al Teatro Flaiano o al Teatro D'Annunzio di Pescara. Tu hai riempito teatri, che ho visto, piazze. Moda sotto le stelle anche, moda, no? Pescara Moda sotto le stelle, che è quella che abbiamo fatto alla Nave di Cascella per 2-3 anni, che ha avuto anche quello molto successo. E poi abbiamo la Moda in Testa, un altro evento ideato, organizzato da noi, che praticamente abbiamo portato in tour un po' in tutta l'Abruzzo per anni. Rosseto, Giulianova, Tortoreto, Chieti, Lanciano, Sulmona, un po' tutto l'Abruzzo. Allora, mi pare di aver capito che ti è tornata la voglia di organizzare e di fare. Forse per un certo periodo ti era anche passata, però adesso con Farrukh Shamuratov, che sei riuscito a portare in Abruzzo, sicuramente hai ripreso una ribalta internazionale e poi ti sta tornando la voglia anche proprio in prima persona, forse, di organizzare. Questo sì, abbiamo infatti, forse percepito. Me l'hanno chiesto e probabilmente quest'estate organizzeremo di nuovo qualcosa rivolto proprio verso tutti, mentre questi eventi qua sono rivolti al professionista, al montacapelli, ai parrucchieri, gli altri eventi che ti dicevo, Artigian Moda, Pescara Moda e Stelle, sono rivolte a tutti, ai consumatori. Tu consiglieresti comunque a un ragazzo di intraprendere questo settore? Sicuramente. Come lavoro, più no? Più di qualche anno fa, perché adesso sono veramente dei creatori d'immagine. Adesso il parrucchiere, diciamo, degli anni 3000, perché adesso ormai... Ormai siamo nel 3000, siamo. È proprio quello che dicevo prima, è un beauty consult, quindi... È un bravo psicologo soprattutto, perché lavora... È vero, ma qualcuno... No, aspetta, Luca, lo so che dobbiamo concludere, però fammela dire questa cosa, perché anche nell'evento di Farrukh Shamuratov c'era un intervento parlato di un tuo collaboratore, cioè che diceva che effettivamente si raccontano più cose al parrucchiere o parrucchiera che non allo psicologo, oppure al marito, moglie, fidanzato, fidanzata. Luca, non fare così, perché anche tu con tua moglie avrai qualche segreto, no? Che racconterai al parrucchiere, che ne so. È vero? Certo, la moglie. Beh, la moglie di tante cose. No, non lo so, ma è vero che si raccontano tante cose. Quindi devi essere anche un po' psicologo. A parte che si racconta di tutto, ci si confida, perché il parrucchiere poi adesso è proprio un consulente scientifico, è colui che veramente conosce proprio le anomalie della cute e l'inestetismo dei capelli.
più di qualsiasi medico, perché lavora con, è l'unico che lavora con i capelli e studia, ok. Flash per chiudere, 23-24 aprile, allora Tricomer PMA, date l'appuntamento a? S Hotel, sempre. San Buceto, San Giovanni di Latino, sì. Sì, San Giovanni di Latino, 23-24 naturalmente, tutti coloro che intendono partecipare o allo show della domenica o a tutte e due le giornate dove c'è il corso, perché la domenica è visual, invece il lunedì è anche partecipativo, pratico. Devono contattare? Devono contattare la Tricomer Diffusion via Mezzanotte 100 Pescara oppure la PMA in via Ricopiano 21 Pescara. Ospite il maestro? Ospite Vincenzo Cianciolo. Il numero uno. Numero uno del, al mondo del 2016. Romano, devi venire pure tu, inutile che fai tutte queste storie. Ciao Roberto Di Nunzio, grazie da Paolo Sinibaldi. Grazie a voi. Vettura sportiveggiante, un Alfa Romeo Mito, 1405 cavalli Distinctive Premium Pack, con soli 59.000 km attivi, colore blu tornado, accessoriata con BlueMI, Alfa DNA, comandi al volante, clima automatico bizona, radio CD MP3, sensori posteriori e cruise control, motore 1.4 benzina di nuova generazione multi-air con 105 cavalli, ottimi consumi, la proponiamo a 7.900 euro. Prove tecniche di udito. Maico, dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiamalo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito.